Un saluto a tutti i membri Dallas Club. Impressioni a caldo su Imolese Albino Leffe, prima partita del girone B di Lega Pro per quanto riguarda l'Imolese, squadra della mia città. Che dire? Poche parole, cercherò di essere sintetico. La fotocopia di quest'Imolese, per quanto riguarda almeno la prima partita, è quello che si può trovare all'interno di questo paragone che vi farò. Un nuovo grande acquisto, tra virgolette, dell'Imolese è stato un certo Giovinco. Tutti si aspettano di avere una sorta di top player all'interno della squadra, senza neanche conoscere questo ragazzo. Semplicemente perché è il fratello di Sebastian Giovinco. Ma con questo voglio aggiungere, non è Giovinco. È un po' quello che è stato l'Imolese. Tutti si aspettavano chissà che cosa oggi, vedendo questa squadra tornare in Lega Pro, giocando in casa la prima partita. In realtà è stato un Imolese un po' sciatta, un po' senza idee. Io mi sono fatto un'idea per quanto riguarda i giocatori, dato che metà della squadra con minima è cambiata. Posso citare il numero 24, Saber Rajek, che mi ha impressionato parecchio, almeno perché era uno che dava un po' di brio alla metà del campo, ed è uno che ha cercato anche di entrare in parecchi contrasti, portare avanti la palla, quindi complimenti a lui. Poi vabbè, buona la prova del numero 10 Belcastro, non male anche il difensore Carini, Sereni poteva fare meglio secondo me. Per il resto, veramente poca, poca roba. Avremmo fatto due tiri in porta in tutta la partita. Abbiamo aspettato l'Albino Leffe fino all'80esimo. Gli è andato tutte le maniere per potersi riprendere, potersi svegliare. E infatti, poi sono arrivati i brividi più grandi. Sono arrivati sul finire, sulle soglie del 90esimo, proprio dell'Albino Leffe. Per chiudere il tutto con un calcio d'angolo per l'Imolese, buttato al vento anche quello. Quindi abbiamo chiuso con 1-0-0. C'è chi può dire buono un primo punto in Lega Pro. In realtà, io vi posso dire, da chi ha assistito alla partita dalla tribuna, ho notato un po' di sciattezza. Allora, non è la prima partita che vedo, di partite ne ho viste tante, e vi posso dire, essendo abbastanza ragionevole, che quando una squadra cambia, va in un'altra serie, cambia totalmente squadra. Anche l'allenatore, anche i giocatori stessi devono trovare una quadratura, un quadro generale della situazione, una quadratura del campo, per così dire. Devono trovare il modo di giocare bene insieme. Quindi do ancora parecchie chance a questa squadra che comunque è riuscita a non perdere oggi, perché per quanto si possa dire abbiamo rischiato grosso, soprattutto su alcune azioni. Ci sono state due o tre azioni dell'Albino Leffe, ma erano quelle classiche azioni che ti risolvono la partita, te la portano da 0-0 a 0-1 e vai a casa senza punti. Quindi nessun pronostico in questa partita, perché ovviamente i pronostici sono studiati i nostri, i miei e quelli degli altri membri di Dallas Club. Noi facciamo questo per passione, studiamo sulle partite, statistiche e quant'altro, quindi non è che potevamo darvi un pronostico su una squadra che non abbiamo mai visto giocare. Quindi non è questo il senso del video. Il senso del video è proprio un'impressione a caldo di quello che potrà essere la stagione di questa squadra. Quindi, concludendo, sintetizzando, do altre possibilità all'Imolese. Vedo delle caratteristiche propositive all'interno di loro. Spero che la prossima partita in casa, che andrò a vedere tra una settimana, mercoledì sera, e possa appunto già iniziare a dare qualche segno di queste mie aspettative. E che dire, forza Imolese per quanto riguarda le leghe inferiori della Serie A, squadra della mia città. E niente, detto questo, vi offro gli ultimi 10 secondi della partita, quindi questo solo per voi, esclusiva del Dallas Club. Ciao ciao.